inizi del primo secolo d.C., domata la rivolta delle tribù dell'Illiria e della Pannonia, le legioni romane facevano ritorno ad Aquileia. La lunga e sanguinosa guerra era stata vinta dal tribuno Aulo Cecina. Accanto a lui si era distinto per abilità di comando e per gesta di valore un giovane e sconosciuto centurione, Arminio. Nato nelle foreste al di là del Reno, Arminio era un germano della tribù dei Cherusci. Mandato a Roma per istruirsi, ne aveva preso la cittadinanza e per anni aveva combattuto con fedeltà sotto le insegne delle legioni, legandosi con profonda amicizia al tribuno Aulo Cecina. Fu Arminio a far tremare le fondamenta dell'impero. Fu questo impavido uomo del nord a costituire da solo la più forte minaccia e il più grave pericolo per Roma da Annibale in poi. Fu Arminio a passare alla storia come il primo germano che iniziò il suo popolo al culto della libertà. In nome del popolo e del senato romano, io, Druso, figlio di Tiberio, consegno la spada pretoria a Marbod, capo dei Marcomanni, e ad Arminio, centurione della 15ª legione, come segno della gratitudine di Roma per la fedeltà di un suo alleato e per il valore di un suo soldato. Grazie, Arminio. Marco Saturnino. Cos'hai? È la prima volta che vedo rendere onore a un barbaro bastardo. È un romano, come te. Da 10 anni è un soldato romano. Ne riparleremo, Aulo Cecina. Basta! Il tuo gesto è stato indegno di un tribuno romano. Dovrai rendere conto al Senato di ciò che hai fatto. Se puoi, dimentica quanto è accaduto. A Roma ti saranno offerte pubbliche scuse. Druso, io torno in Germania. E per sempre. Non sarà lui l'ultimo ad offendermi. Malgrado la mia fedeltà, il fatto che io sono un germano non mi sarà mai perdonato. Il mio servizio è finito. Voglio rivedere la mia gente. È nel tuo diritto. Bene,
È il momento di dirci addio. Ti prego di riflettere, Erminio. La tua reazione mi sembra eccessiva. Tu sai che noi tutti ti stimiamo molto. Sono un barbaro bastardo. Per me tu sei Erminio. Il mio sangue germano è un marchio che non dimenticheranno mai. Ciò che conta è che sei un soldato romano. No, non basta. Mi dispiace. Devo andare. Addio. Spero che presto tornerai tra noi. Non tornerò. Arrivederci, Erminio. Addio. Tu sei Segesti. Sì, e tu? Non mi riconosci? No, non ricordo. Sono Arminio, della tribù dei Cherusci. Arminio. Tu, Arminio. Sono felice di rivederti. Sei stato lontano molto tempo e la memoria mi sta abbandonando. Giorno di grande festa. Questa notte si veglierà in onore del nostro ospite. Vieni. Dov'è tua figlia Tusnella? Alla vecchia torre romana. Aspetta, la faccio chiamare! Torno subito! Tu sei Tusnella. E tu, Arminio. Ricordi quando partì? È passato molto tempo. Era la festa della Dea Tyr.
Ricordi anche quello che giurammo? Io parola per parola. Tu eri seduta sotto una quercia. Allora i tuoi capelli erano molto più chiari. Io invece... Ti ho aspettato tanto. Ora sono la promessa sposa di un altro. Tu, Snelda! E tu lo vuoi? È la volontà di mio padre. Figlio Sigmund per tutti questi anni ti ha invidiato. Ora ti seguirà come un cane. Sono contento che tu sia tra noi, Arminio. Mi sembra di aver ritrovato un fratello. Che tu sia benvenuto da Roma. Ho sempre sperato di rivederti, Sigmund. Ben Arminio! Lunga vita d'Arminio! Certamente avrai imparato molte cose a Roma. Sì, ho avuto diverse esperienze, ho imparato tante cose. L'arte di fare la guerra e quella di vivere. Dovremmo impararle tutti noi, ma rimarremmo sempre dei miserabili germani. Siamo dei barbari. Che ti è successo? So che la vostra tribù è l'unica rimasta in Germania amica e alleata dei romani. Ravvedetevi in tempo, prima che sia troppo tardi. Ricordati, Sigmund, che siamo barbari indegni di essere liberi. A Roma non l'hanno mai dimenticato. È perché siamo divisi che hanno potuto renderci schiavi. Quando saremo uniti e non ci saranno più odi tra le nostre tribù, solo allora potremo vedere anche noi Roma battuta. Sei diventato pazzo? Basta, Arminio. Grazie per l'ospitalità. Addio. Mi dispiace, Tusnelda, ma non potevo tollerare simili parole. Arminio. Voglio venire con te, per sempre. Ti prego, Arminio, portami via. Non mi lasciare più. Varo ti sta aspettando. Salve, Segeste. Sono felice di rivederti, mio nobile Varo. Come avrai visto, stiamo per muoverci. Tra pochi giorni ci trasferiremo negli accampamenti invernali. Ma prima di partire sarei venuto al tuo villaggio per ringraziarti e salutarti. Siedi. Non portar via le legioni, Varo. Presto accadranno fatti per cui serviranno qui.
nel cuore stesso della Germania. Non vorrai dirmi che hai parlato in sogno col grande dio Thor. Credimi, non c'è nessuna ragione di preoccuparsi. Hai sentito Epamione? Segeste prevede gravi pericoli e tu che sai sempre tutto, questa volta non ne sai niente, è mai possibile? Quali sono i pericoli? Conoscete Arminio? È tornato da Roma e ora sta sollevando tutte le tribù dell'interno. Se non lo fermate in tempo, presto la ribellione divamperà dovunque. Arminio? Ma è un centurione romano. Lo era. Appena tornato ha convocato i capi tribù per giurare eterno odio contro Roma. E inoltre si è preso mia figlia. Non trasferire le legioni, Varo. Se il forte rimarrà vuoto, Arminio si scatenerà e per noi vostri alleati sarebbe certamente la fine. Non posso, Segeste. Lascerò una parte delle forze qui, ma il grosso delle legioni deve partire. Ormai si avvicina l'inverno. Che gli dèi ti proteggano. Conservami la tua amicizia e la tua fedeltà. Ti disprezzo come uomo. Ammetto che sei un abile commerciante. Mi è sempre piaciuta la tua franchezza, che è pari alla mia. Perciò confesso che ti disprezzo come soldato di Roma, mentre ti ammiro come capo germano. Ti ho fatto chiamare perché dovrei parlarti di un grosso affare, Epamione. No, non essere timido, parla. Se posso aiutarti, lo faccio volentieri. Qual è la strada che prenderà Varo? Capisco di cosa stai parlando. Voglio sapere quale strada prenderanno le sue legioni. Se quella dei Monti o quella di Teotoburgo. Solo il grande dio Thor può saperlo. Ascoltami, Epamione. So che per tutti questi anni hai fatto affari d'oro, non esitando a trafficare con i Galli, i Germani, i Romani, con amici e nemici. Sei uno sporco traditore. Io mi domando che cosa direbbe Varo se venisse a sapere tutto questo. Epamione, sta pur certo che Varo verrà a saperlo prima o poi, se non parli. Ma quale sarà il mio compenso? Hai sempre avuto un tuo prezzo, lo avrai anche questa volta. Sarà più grande di quanto tu possa pensare. Qual è la strada che prenderanno le legioni di Varo? Avanti, parla! Quella che passa per la palude di Teotoburg. Ma ti avverto che dirò tutto a Varo. Se hai intenzione di commettere follie. Se mi inganni, ti ucciderò con le mie stesse mani. Vi dirò perché ho voluto convocarvi qui tutti insieme. Perché ascoltiate per la prima volta una parola che da quando sono nato non ho mai sentito pronunciare. La parola è libertà, cioè il rifiuto di ogni forma di oppressione e schiavitù. A questa terra noi daremo libertà. Sì, a questa terra che gli dèi ci hanno dato. Ma vi dico anche che la nostra forza dovrà essere l'unione. Solo se saremo uniti potremo finalmente sperare di battere Roma una volta per sempre. È grande follia ciò che stai dicendo, Arminio. Roma è potente. Potrai distruggerne alcune legioni, ma tirerai sangue e morte sulla nostra gente. Conosci tu libertà che si sia conquistata senza duri sacrifici e senza spargimenti di sangue? Io so soltanto che Roma ci ha insegnato molte cose e che un giorno ci insegnerà anche ad essere liberi. No, Arminio, no.
Non posso essere d'accordo con te. E voi siete d'accordo? Varo fra pochi giorni abbandonerà il forte e porterà le sue legioni negli accampamenti d'inverno. Egli ha due strade per arrivarci. Quella che passa per i monti e quella che attraversa la foresta e la palude di Teotoburgo. Ed è qui nella palude che noi l'attenderemo. Cherea, se accade qualcosa di grave avvertimi subito. Sarà fatto, console Varo, ma scusami se insisto. Non prendere la strada per Teotoburgo. È pericolosa. Non preoccuparti, ho valutato anche i rischi. Purtroppo è la più breve. Avanti, in marcia! Ecco i ponti lunghi. Sembrano ancora abbastanza solidi. È una fortuna. Sono passati 2 anni da quando Druso li fece costruire durante la sua spedizione in Germania. Sarà bene che l'attacco dei tronchi sia rinforzato per i carriaggi. Sarà fatto prima dell'alba. Raddoppia la guardia perché non mi sento tranquillo. E avverti le guide germane, ripartiremo alle prime luci dell'alba. Bene. Console Varo. Che c'è, Curio? Le guide germane sono scomparse. Partiremo lo stesso.
E in marcia! Così non possiamo marciare. E poi non abbiamo ancora mangiato. In linea e non lamentarti. Avanti! Thank you.
C'è più speranza. Dammi la tua spada, presto. Dammi la spada! È finita. Centurione Curio. Lascialo, Rupert. Voglio che racconti a Roma ciò che ha visto a Teutoburgo. Presto, andiamo! Non è possibile. La battaglia di Azio. Marcantonio aveva oltre 200 navi e ho vinto. Ricordi, Tiberio? Il gladio di Sesto Pompeo. Gli distrussi l'esercito. Ho domato i Parti. Ho piegato l'Illiria, la Pannonia. Ho pacificato la Gallia. A cosa è servito tutto questo? Scritta la mia vita, la vita di Cesare Ottaviano. Qui è narrata la gloria dell'impero. Cosa scriveremo adesso? Che Roma è stata umiliata e offesa dai barbari, che da quando Roma esiste per la prima volta sotto Augusto si sono perdute le aquile. No, no, questo mai! Prendi pure e vendi tutti i miei beni. Richiama le legioni dall'Oriente. Se necessario, libera gli schiavi. Però ricordati, Tiberio. Esigo vendetta. Il prestigio dell'onore di Roma. La distruzione dei Germani. Sarà fatto. Salve, Cecina. Onore a te, Tiberio. Cesare Augusto ti affida il comando dei suoi veterani. Li guiderai in Germania e li porterai alla vittoria vendicando Varo. Buona fortuna. Ringrazia Cesare Augusto e digli che sarò degno della sua fiducia.
Cosa fa qui quella donna? È la figlia di Epamione, il magistrato della nona che stava con Varo in Germania. Vorrebbe raggiungere suo padre. E l'altra? L'altra è un'ancella. Hanno il permesso di Tiberio. In marcia! Siete stanche? Se volete tornare potrei darvi una scorta. No, quando ci fermeremo? Tra poche miglia, forse. Va pure. Domani saremo in Germania e avranno fine le tue sofferenze. Un tempo vi ero abituata. Sono nata nella Suburra. La mia famiglia ha vissuto di stenti. E per lunghi anni mio padre ha servito ai mercati di Marcello. Da quanto tempo non lo vedi? 5 anni, da quando mia madre è morta. Ma mio padre sognava grandi cose, prestigio e ricchezze. Ha lottato. E alla fine le ha avute. Scusa, mi sto parlando troppo. E non so perché. Buonanotte. Buonanotte, Lily. Alla fine del bosco c'è Teotoburgo. Se vuoi esserci prima di notte, devi partire subito, Cecina. Tu con la legione raggiungi il forte. Io prendo una scorta. In marcia. Avanti. Thank you.
Aulo. Perdonami, non sapevo che eri tu. Ora lo sai. Non dovevi venire. Guarda, è ciò che resta di 3 legioni romane. Per questo sono venuto. Dopo di me verranno altri. E altri ancora, se riuscirai a batterli. Roma puoi odiarla, ma non distruggerla. No, Arminio. Non ho dimenticato che mi sei stato amico. E forse lo sei ancora. Ma tu al mio posto avresti fatto lo stesso. Il nostro conto è pari. Sei libero. Ti do un consiglio, Aulo. Non varcare più il Reno. Fino a quando non metterete piede nella nostra terra, vi lascerò vivere. Ci rivedremo, Arminio. Per il tuo bene spero di no. Tornato, Curio. E dov'è Aulo Cecina? È andato a Teotoburgo. Per onorare i morti delle legioni di Varo. Ha avuto l'ordine di Augusto. Non è stato facile per te quest'inverno, eh? Se i Germani ti avessero attaccato, qui non avreste trovato più nessuno. Livia! Padre! Livia! Sei davvero bella. Ti sei fatta una donna. Somigli tanto a tua madre. Mi affido a questo prima di morire. Disse di consegnartelo appena ti avessi visto. Sai che cos'è? Il tuo ultimo dono. Su, vieni. Arminio, cos'è accaduto? I romani sono tornati. E li comanda Aulo Cecina. Perché proprio Aulo? Perché? Non ci sarà mai pace per noi. Sì, ci sarà. Quando saremo completamente liberi. Liberi! 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 Non ti ho dato una vita serena. Sono felice. Perdonami, Tusnelda. Credimi, non è colpa mia. È come se un fuoco mi bruciasse dentro. A volte una scintilla, a volte una fiamma.
Ora so che amare la libertà è una condanna. Ha ragione tuo fratello. Ho perduto il senno. Sigmund ti aiuterà. Tu non hai mai voluto, ma se mi lasci andare da lui, lo convincerò. Se vuoi, va pure. Visto che è ferito. Dov'è? Ma chi è ferito? Il console Cecina. No, Varo, no. Attento ai Epamione. L'agguato. Va a riposare, sei stanca. Se è necessario, mandami subito a chiamare. Come sta? Ha delirato tutta la notte. Non affaticarti troppo, Livia. Padre, nel delirio ha pronunciato il tuo nome unito a quello di Varo. Gridava di non credere alle tue parole. Ha parlato di tradimento e di morte. Che significa tutto ciò? Niente, stava delirando. Dimmi che cosa tenti di nascondermi. Ho visto quanto Aulo ti disprezzi e ti eviti. E che tu lo temi e lo detesti. Voglio sapere il vero. Parla, te ne scongiuro. Devo sapere. Già. Non ti ho nascosto molto, Livia. Come credi che tuo padre abbia accumulato tanta ricchezza? Da dove immagini che sia nata la fortuna che ha fatto di te una delle donne più in vista di Roma? Da queste mani. Soltanto da queste mani. Sì, ho trafficato. E maneggiando a lungo l'oro, le mani si sporcano. Io avevo dato un semplice consiglio al console Varo, che a me fruttava bene, è vero, ma io non credevo che Arminio osasse tanto. Livia, se ho fatto questo è per te, soltanto per te. Credimi, se fosse necessario lo farei ancora. Confesserò tutto se vuoi. Ma desidero che tu sia felice. Padre, io non sarò mai più felice. Salve, Aulo. Chiarea, vieni, vieni.
Così vestito sembri un vero germano. Le tribù dei Frisoni e dei Sugambri si sono riunite nella pianura di Idistaviso. I Tundri marciano verso il forte di Arminio. Inoltre, i Gepidi vigilano l'alto corso del Reno. Sembra che non abbiano intenzione di muoversi. Già. Allora ci muoveremo noi. Noi? Certo. Non possiamo rimanere immobili in eterno. Segeste non ci aiuterà. Dobbiamo convincerlo a sollevarsi contro Arminio. Partiremo domani. Curio, prepara una scorta. Tu, Cherea, rimarrai al forte. Livia! Livia, io avrei voluto ringraziarti prima per le cure che hai avuto per me, ma da allora non ti ho più vista. Ora mio padre ha bisogno di me. Rimango con lui spesso. Devi partire. Sì. Andiamo nell'interno, oltre il Reno. Ancora. È necessario. Console Cecina, ti porto il saluto di Segeste. Al villaggio è arrivata Tusnelda con alcuni guerrieri di Arminio. Segeste ti prega di aspettare. Ci fermeremo al bosco. Avanti! Dobbiamo prenderla. Ma chi? La voglio viva. Rifiutando il vostro aiuto ad Arminio, tradite la nostra gente e rinnegate il vostro sangue. Anche noi siamo germani. Lo avete dimenticato e questo vi disonora. Addio, padre. Non mi vedrai mai più. Hanno lasciato il villaggio, potete venire. Curio, non preoccuparti di me. Se tutto va bene, raggiungi subito il forte. Ma non dimenticare, la voglio viva. Intesi?
se accettiamo di darvi aiuto, la vendetta di Arminio non tarderà. È il momento di decidere. Siamo alleati di Roma, ma non contro Arminio. Siamo anche noi germani. Ci dispiace di non poterti aiutare, Cecile. Ma sta tranquillo che nemmeno ti tradiremo. Ricorda, fu un romano a tradire Varo. Epamione pagherà la sua colpa. Vi ringrazio. Vi auguro lunga vita. Addio. Ma sono costretto a tenerti qui come ostaggio. Ricordati, Aulo Cecina, che sono la sposa dell'uomo che un giorno ti è stato amico. Già, ma tu lo sai che questa guerra non l'ho provocata io. Tu non hai mai conosciuto la vergogna della schiavitù. L'umiliazione di essere considerati barbari e sentirla sulla carne come un marchio che brucia. Tu non hai mai udito il respiro della tua gente come un grido disperato di libertà. Tu sei romano, vivi all'ombra del potere. Arminio no, è un germano e questa guerra doveva provocarla. Ed eccone le conseguenze. Tuttavia, sappi che invidio l'uomo che ha trovato una donna come te. Corpi di Segeste e di Sigmund. Sono stati loro a consegnare Tusnelda ai romani. Chi li ha uccisi? Hanno opposto resistenza. Non volevano farci entrare nel villaggio. Si sono battuti e alla fine... Maledetti, avevo detto di non ucciderli! Avviatevi! Aspettavo, Aulo. Già so che è arrivata la mia ora. Hai sempre fatto bene i tuoi conti. Tira le somme adesso. E decidi. O un giudizio sommario davanti ai legionari o la morte di tua mano. So che mi disprezzi e che è già tanto se mi concedi di parlare. Sappi però che la morte non mi spaventa. Permettimi soltanto di sfruttarla. Sarebbe l'ultimo e l'unico giusto affare della mia vita. Ho visto che hai fatto prigioniera Tusnelda e che la tieni al forte come ostaggio. Conosco il tuo segreto piano. Lasciami rimanere con te e dammi l'ultima possibilità di redimermi. Due mani in più non saranno troppe. Aulo, non sapevo dove sarebbe arrivata la follia di Arminio. Si è servito di me e mi ha ricattato sfruttando la mia colpa. Anch'io ho un conto da regolare con lui. Credigli, Aulo. E se puoi farlo, salvalo. Se potremo uscire vivi da quest'inferno, promettiamo che non sentirai più parlare di noi.
Paolo. C'è fermento nel campo. I legionari si rifiutano di obbedire ai centurioni. La cattura della donna germana ci ha messi in una grave situazione. Sarà meglio restituirla. Trattenendola, corriamo un grave rischio. Avremmo addosso Arminio con tutte le sue tribù. È un tuo pensiero? Mio e di tutti. Domani lasceremo il forte. Come? Ci mettiamo allo scoperto. E perché? È un ordine. Perdonaci, Aulo. Non credere che siamo dei vili. Il rischio è grande, lo so. Purtroppo è necessario correrlo. Arminio non deve sapere che abbiamo lasciato il forte. Verrà qui, ci attaccherà da ogni parte e alla fine si troverà di fronte a una sgradita sorpresa. Si accorgerà che il forte è vuoto. Avrà degna accoglienza. Monteremo una trappola. Sarà così arroventata da fargli rimpiangere la sua, quella di Teotoburgo. Livia! Questa notte mi hai detto, se usciremo vivi da questo inferno, ce ne andremo a vivere molto lontano. Sì, è così. Ebbene, verrò anch'io con te. Addio. Ho tanta paura. Sta tranquilla, andrà tutto bene. Livia. Livia, tu sai che devo restare. Mi lasci ancora una volta. Ma non per molto. Tutto è pronto. I carri con le donne usciranno dopo la cavalleria. Bene, andate. Aulo, ascoltami. È meglio che rimanga io al forte al posto tuo. Fa come ti ho detto. Sta attento al momento in cui devi attaccare. E adesso in marcia. Fortuna, Aulo. Anche a te, Curio. Chiudete la porta, presto!
Curio, Curio, che fai? Aprite! Aprite la porta! Curio, fa aprire! Mi dispiace, Aulo, qui rimango io. Apri la porta, è un ordine! I Germani! È troppo tardi, Aulo! Voglio essere utile. Dammi una spada. Allontanati, tra poco farà molto caldo. Nessuno di noi si salverà. Sì, lo so. Per questo sono rimasto. Prendi degli uomini e mettiti a guardia della porta decumana. Voi di là! Anche da questa parte, presto! Avanti, sbrigatevi! Mettete le fascine anche intorno alla palizzata! Presto! Pronti a difendersi. Non reagiscono. O sono furbi o hanno paura. Subito in massa. Non ancora. Fai avanzare l'ariete. Avanti con l'ariete!
Muovetevi, fate presto, presto! Attacchiamo! I barbari sono schierati di fronte al forte. Davanti c'è la fanteria, dietro i cavalieri. Hanno provato la nostra resistenza con due pattuglie esploranti. Ora hanno mandato avanti un ariete. A che distanza sono? A circa 70 stadi. E Arminio? Sta al centro dello schieramento, circondato dai capi di tutte le tribù. Sembra che non abbia intenzione di muoversi per ora. Non tarderà ad attaccare. Torna al tuo posto e avvertimi solo quando avranno sfondato la porta e Arminio sarà entrato nel forte. Va bene. Thank you.
Andiamo, console Cecine. Hanno sfondato la porta decumana. Il forte brucia, Arminio è dentro. È il momento di attaccare.
Torna in mezzo alle tue foreste e di al tuo popolo che è libero sotto la protezione dell'ordine e della pace di Roma. Dirò al mio popolo che è libero. Libero di vivere in pace sulla sua terra. Così finiva la seconda campagna di Germania e così nasceva la leggenda di Arminio, capo dei Cherusci, primo a sognare unione e libertà per le genti germane. Una leggenda cantata da secoli, antica come le antiche querce delle foreste di Teutoburgo.